Buonasera a tutti e benvenuti a questo nuovo appuntamento con i webinar del gruppo di studio TAC e Cardiologia Nucleare della Società Italiana di Cardiologia. Mi chiamo Marco Guglielmo, sono il coordinatore del gruppo. Siamo connessi oggi da Milano, dal Centro Cardiologico Mondino. Accanto a me il dottor Gianluca Pontone, direttore dell'imaging cardiovascolare del Mondino. Buongiorno a tutti. Abbiamo il piacere stasera di avere con noi il dottor Francesco Bianco, in collegamento da Ancona, che ci parlerà della valutazione multimodale delle anomalie coronariche. Ciao Francesco. Ciao, buongiorno a tutti. Grazie. Vi ricordo la possibilità di porre in diretta delle domande ai relatori, potete semplicemente scriverle in chat e successivamente nella fase di discussione possiamo porre appunto le vostre domande a Francesco. Prego Francesco, quando sei pronto. Allora, grazie mille Marco. Io innanzitutto volevo ringraziare la SIC, il professor Indolfi, e te Marco e il professor Pontone per questa bella opportunità e per la possibilità di essere qui questo pomeriggio con me. Sono presenti anche il dottor Andrea Angelozzi e il dottor Leonardo Belfioretti che ci aiuteranno e ci presenteranno anche loro dei casi clinici. Ovviamente quest'oggi parliamo di anomalie congenite coronariche e diciamo, ovviamente non starò qui a dire e a ripetermi che cosa sono le arterie coronariche e la loro nomenclatura, ma dovendo parlare di anomalie congenite è bene fare, diciamo, un piccolo passaggio embriologico. Contrariamente a quanto si pensava fino ad oggi, o comunque fino agli anni Ottanta, si riteneva che queste gemmassero avessero un'origine da progenitori vascolari dal bulbo aortico. Nella realtà dei fatti si è scoperto come queste nella realtà originano da precursori subepicardici ed epicardici che interagendo con le trabecole del miocardio danno luogo ai precursori appunto endoteliari coronarici. E questi si connettono con la radice valvolare aortica solo e soltanto successivamente dopo che la radice aortica e i grandi vasi hanno terminato il loro lungo. Quindi, e solo in questo momento si connettono. Quindi, in ogni diciamo, circostanza in cui abbiamo una patologia congenita tronco-conale, dobbiamo sempre sospettare la presenza di un'anomalia di origine coronarica. Patologie tronco-conali, quali appunto le TGA, quindi le trasposizioni, la tetralogia di Fallot e ovviamente il troncus. Diciamo, nel determinare diciamo, l'origine coronarica, il punto di attacco delle coronarie all'aorta o alla polmonare, è importante quindi la posizione che assume la radice aortica rispetto alla base cardiaca. Ma cosa definisce, cosa configura una coronaria come una coronaria destra, una coronaria sinistra o un CX? Beh, sicuramente il territorio di irrorazione, per destra la parete libera del ventricolo destro, il fatto che questa decorra all'interno del solco atrioventricolare di destra e che dia origine ad almeno un ramo marginale. Per quanto riguarda l'IVA, questa deve decorrere nel solco, diciamo, atrioventricolare, nel solco interventricolare anteriore, dare origine a dinami settali ed diciamo, irrorare il setto anteriore. Stessa cosa per quanto riguarda il CX, questo deve irrorare la parete libera per essere configurato come tale, deve irrorare la parete libera del ventricolo sinistro, deve decorrere nel solco atrioventricolare sinistro e dare origine ad almeno un ramo marginale ottuso. Per quanto riguarda l'anatomia normale dei vasi coronarici, quindi riconosciamo da un minimo di due osti ad un massimo di quattro osti, a seconda che il ramo intermedio ed il CX appunto abbiano origine separata o comune rispetto alla coronaria sinistra e alla coronaria destra. Il fatto che appunto originino dal loro seno appropriato, quindi il seno coronarico destro e il seno coronarico sinistro, che abbiano un take-off dall'aorta angolato tra 45 e 90 gradi e che vadano a terminare in un letto capillare. Tutto ciò che si discosta, diciamo, da questa definizione può essere inteso come una anomalia coronarica.
coronarica e quindi riconosciamo delle anomalie dell'ostio coronarico, delle anomalie di origine e di decorso coronariche, intrinseche all'anatomia coronarica, di interazione con il miocardio e di termine. Per quanto riguarda le anomalie dell'ostio, come possiamo vedere in questo caso qui di questo nostro paziente, abbiamo una atresia dell'ostio che ha determinato una severa ipoplasia della coronaria di destra. In casi particolari possiamo avere addirittura l'agenesia coronarica. Altre anomalie dell'ostio comprendono per esempio i valve-like ridge, lì dove questi durante appunto la fase di sistole ma anche di diastole vadano a occludere e comprimere l'ostio coronarico e come in questo caso per esempio pubblicato in letteratura abbiamo una bimba di 7 anni morta di morte cardiaca improvvisa durante esercizio fisico a causa di un ostio di questo tipo. Le anomalie diciamo coronariche possono avere appunto, possono comprendere anche le anomalie di origine. Se uno dei due vasi, la destra o la sinistra, origina dal ramo principale della polmonare, dal tronco polmonare, possiamo avere le situazioni di alcava, come in questo caso, di dove l'IVA, come vediamo qui, origina dalla polmonare, o come in questo caso, questo nostro paziente, in cui il CIX ha originare dal ramo polmonare destro. In questo paziente abbiamo anche un'anomalia intrinseca all'anatomia coronarica, lì dove abbiamo una duplicazione dell'IVA, e anche un'anomalia di decorso, lì dove abbiamo un decorso anteriore alla polmonare dell'IVA duplicata. Come abbiamo detto, nel caso di origine della coronaria destra dalla polmonare, noi andremo a parlare di arcava. Per quanto riguarda le anomalie di origine, quindi dal seno coronarico inappropriato, molto spesso sono associate ad anomalie di decorso coronarica. La coronaria sceglie sempre, diciamo, la via più rapida per andare nel suo territorio di distribuzione, come abbiamo visto nella configurazione delle anomalie. Per quanto riguarda le anomalie di origine, quindi possiamo avere le anomalie di origine dal seno inappropriato, quindi una coronaria destra che origini dal seno coronarico di sinistra della aorta e viceversa. E possiamo qui vedere in questo schema diciamo tutte le possibili soluzioni di anomalie di decorso che possono associarsi ad un'anomalia di origine. E quindi abbiamo un decorso anteriore polmonare, possiamo avere un decorso interarterioso tra la polmonare e l'aorta o un decorso, diciamo, intramurale all'interno dell'aorta o all'interno del vaso della polmonare. Possiamo avere un decorso retro aortico, come in questo caso, o in casi ben più rari possiamo avere addirittura un decorso retrocardiaco qui dietro al piano valvolare mitralico e tricuspidale. Qui abbiamo per esempio un nostro paziente, un caso di anomalia lì dove abbiamo una coronaria, un'origine comune delle coronarie sia a destra che a sinistra, quindi una coronaria unica associata ad un decorso appunto interarterioso tra la polmonare qui, e l'aorta in cui l'IVA appunto decorre in questo senso. Come abbiamo detto prima, abbiamo possiamo avere delle anomalie di origine in cui la coronaria destra ad originare dal seno coronarico di sinistra, sempre con un decorso interarterioso, oppure una coronaria sinistra che appunto origini dal seno coronarico di destra e abbia ancora una volta un decorso interarterioso. Volevo salutare un attimo, chiedo scusa, il dottor Colaneri che non era presente prima e si è unito soltanto adesso alla discussione, non l'avevo nominato prima perché essendo di reparto non sapevamo se avrebbe fatto in tempo a raggiungersi, lui è il nostro ecocardiografista, diciamo, nonché senior di reparto, che magari vorrà, se voi siete d'accordo, dopo alla fine magari aggiungere qualche commento alla discussione. Ok, scusatemi per l'interruzione. Quindi dicevo, nel caso in cui abbiamo per esempio un'origine della CX dal seno coronarico di destra, possiamo avere un decorso retroaortico, come in questo caso, come in questo paziente. Per quanto riguarda invece le anomalie in cui vi è un'anomalia di interazione con il miocardio, beh, questo è sicuramente il caso dei ponti miocardici, e lì dove abbiamo le anomalie di termine, come abbiamo visto una coronaria per essere normale deve terminare nel circolo capillare, abbiamo delle anomalie in cui la coronaria termina direttamente all'interno delle camere cardiache e quindi possiamo avere delle fistole coronariche.
Ma qual è l'impatto clinico che hanno le anomalie coronariche? Allora, brevemente vi presento due nostri pazienti. Qui sulla sinistra abbiamo un signore di 77 anni con una coronaria unica, giunta alla nostra attenzione a seguito di un stemi. Sino ad allora questo paziente era stato sempre asintomatico. Mentre qui a sinistra possiamo vedere una bimba di 7 anni, giunta alla nostra attenzione a seguito di dolore toracico durante sport, in cui è stato possibile diagnosticare ecograficamente una coronaria destra con origine dal seno coronarico di sinistra con decorso interarterioso. Quindi, quale di queste due entità cliniche deve spaventarci di più? Beh, sicuramente non è certo un vecchio leone stanco a doverci preoccupare, ma sicuramente una bimba armata di mitra, questa è una situazione ben più pericolosa. Per quale motivo? Sicuramente perché in questa tipologia di pazienti la presenza di un'anomalia di origine coronarica è stata spesso associata a morte cardiaca improvvisa. Morte cardiaca improvvisa e quindi associata a patologie coronariche che ha, innanzitutto un forte impatto mediatico. Possiamo vedere qui, sono riportate soltanto alcune delle testate, giornalistiche nel quale vengono riportati questi fatti di cronaca. E non soltanto le anomalie coronariche non sono soltanto una patologia dal forte impatto mediatico, ma anche dai risvolti medico-legali sicuramente molto importanti. Per quale motivo, le anomalie coronariche sono importanti? Sono importanti perché, come vediamo in questo paper di Circulation, un po' datato ma sicuramente ancora valido, le anomalie di origine coronariche sono attualmente annoverate al secondo posto tra le cause di morte cardiaca improvvisa negli atleti. E se andiamo a vedere e ad esaminare un po' qual è il profilo clinico di questi pazienti, sicuramente possiamo vedere, questo è uno studio che riporta dati autonomi, vediamo come la maggior parte, quasi la totalità di questi pazienti fosse morta durante attività fisica. E per quanto riguarda i prodromi sintomatologici, possiamo vedere come nella maggior parte dei casi erano del tutto atipici, cioè questi pazienti presentavano sintomi, palpitazioni, solo in pochissimi casi hanno presentato dolore toracico e in alcuni casi non avevano assolutamente. Ma qual è la reale incidenza della morte cardiaca improvvisa nella popolazione di pazienti con anomalia coronarica? Questo è difficile da stabilire. Qui sono riportati, alcuni studi fino alla pubblicazione di questo paper nel 2017 che raccoglievano sicuramente popolazioni di tipo molto 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 eterogeneo, cioè negli studi di popolazione in cui sono state studiate, in cui è stata studiata l'incidenza di morte cardiaca improvvisa associata ad anomalia coronarica. Possiamo vedere come queste anomalie siano state studiate nei pazienti, per esempio in atleti, nella popolazione generale, in una popolazione pediatrica o nella popolazione di giovani adulti, con dati talvolta anche discrepanti tra loro. Quindi è veramente difficile, allo stato attuale delle cose, fare una stima di quale sia la reale incidenza di morte cardiaca improvvisa in pazienti con questo tipo di anomalia. Andando ad analizzare ancora una volta il profilo clinico, questa volta però di pazienti presi dalla popolazione generale, è subito possibile notare come effettivamente anomalie che coinvolgano la coronaria destra e la coronaria sinistra abbiano delle peculiarità cliniche. Innanzitutto vediamo come la prevalenza sia maggiormente appannaggio del sesso maschile, quindi purtroppo i pazienti morti di morte cardiaca improvvisa molto spesso sono stati ragazzi, e per quanto riguarda la coronaria sinistra vediamo come questi
Nella maggior parte dei casi erano morti durante esercizio fisico e effettivamente venivano presentati dei sintomi, ancora una volta specifici. Solo in due casi abbiamo dolore toracico, mentre in altri casi abbiamo palpitazioni o sincope. Mentre per quanto riguarda, diciamo, le anomalie che andavano a coinvolgere la coronaria destra, vediamo come nella quasi totalità dei casi, a parte un caso soltanto, questi pazienti erano assolutamente asintomatici e la morte è avvenuta durante il sonno oppure a riposo. L'unico dato certo è sicuramente andare a vedere, ed è stato presentato in questa meta-analisi presentata all'American College nel 2018, ma ancora non pubblicata, in una popolazione di pazienti compresi tra 0 e 75 anni è possibile andare a vedere la distribuzione degli eventi per età. E quindi è possibile notare come abbiamo una, diciamo, maggiore incidenza di eventi nelle prime due decadi di vita. Sembrerebbe quasi come che i pazienti, diciamo, che riescano tra virgolette, a sopravvivere, diciamo, a questa fascia di età, poi in questa tipologia di pazienti il rischio di andare incontro a morte cardiaca improvvisa sia molto 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 più basso rispetto a soggetti più giovani. Ma qual è l'incidenza delle anomalie coronariche nella popolazione in generale? Anche in questo caso, come possiamo vedere qui, i dati stimano una prevalenza che si aggira tra lo 0,2% e anche il 5-6%. Ovviamente questi studi risentono molto sicuramente della numerosità campionaria e ovviamente della metodica di imaging che è stata utilizzata per fare diagnosi. Come possiamo vedere, la maggior parte non sono stati appannaggio dell'angiografia in passato, ancora più recentemente quanto riguarda è stata utilizzata la TAC coronarico, e in questi ultimi due studi appunto di prevalenza è possibile notare come sono stati svolti con dati autoptici. E veniamo un po' alle metodiche di imaging. Per quanto riguarda le metodiche di imaging, attualmente in questo, diciamo, paper, in questo consensus paper americano, la TAC coronarica ha un'indicazione di classe 1, sia appunto per la risoluzione spaziale, siamo nell'ordine del 0,5-0,6 mm, quindi ci permette di studiare delle strutture molto molto piccole, a discapito per esempio della risonanza magnetica, dove abbiamo una risoluzione spaziale molto più grossolana. E ad altre metodiche rispetto alle metodiche di imaging ovviamente più invasive, come l'angiografia coronarica, lo studio IQOS, in cui abbiamo un'indicazione di classe 2. Per quanto riguarda la peculiarità della TAC, sicuramente ci permette di studiare le coronarie e le anomalie coronariche nella loro interezza attraverso un esame veloce, rapido, non invasivo, che ci permette di studiare sia l'anatomia coronarica ma anche le strutture circostanti e a discapito ovviamente della esposizione a radiazioni ionizzanti, che come possiamo vedere qui ovviamente con i nuovi scanner si aggira tra i 2 e gli 8 millisievert, quindi diciamo una dose quantomeno accettabile per almeno avere uno studio completo e globale di quella che può essere l'anatomia coronarica questi soggetti. E di fatti questo è stato recepito anche da questo consensus paper dell'ESC, nel quale appunto viene raccomandata per lo studio delle anomalie coronariche la TAC come, diciamo, gold standard. Qualche dato tecnico: ovviamente io sono un cardiologo, non sono un radiologo, non è la mia pretesa quella di sostituirmi al loro operato, al loro diciamo preziosissimo aiuto e collaborazione, ma soltanto giusto per dare qualche informazione. Ovviamente è un esame che viene eseguito con mezzo di contrasto, nel quale abbiamo la somministrazione di contrasto bifasico, con volume di contrasto iniziale seguito da un volume di soluzione salina infusa alla stessa velocità e un'acquisizione che parta almeno 5-6 secondi successivamente l'infusione del mezzo di contrasto. Sicuramente è un esame ECG triggerato e quindi è mandatorio eseguire un esame di questo tipo. Per quanto riguarda i bambini, molto spesso, come possiamo vedere in questa immagine, noi abbiamo una ricostruzione retrospettiva dell'immagine con questo setting riportato qui in alto dello scanner. Ma perché, diciamo, è da preferire nello studio delle anomalie coronariche anche in pazienti così piccoli la TAC
come dicevamo, a discapito di esposizione a radiazioni ionizzanti, sicuramente perché la TAC è superiore, per esempio, alla risonanza magnetica anche nel contesto di pazienti particolarmente. Noi nella nostra esperienza non abbiamo pazienti, come abbiamo visto in quell'immagine, così calmi e tranquilli, ma la maggior parte dei nostri esami, anzi quasi la totalità nei pazienti pediatrici, avviene in sedazione. Quindi la qualità delle immagini che noi possiamo ottenere con un esame TAC, lo studio che possiamo avere di queste anomalie con un esame TAC sicuramente è superiore a quello che potremmo ottenere con un esame di tipo di risonanza magnetica. Ma quali sono le featuring, diciamo, delle anomalie che noi possiamo studiare attraverso un esame TAC? Sicuramente, come possiamo vedere qui, riassunte, anomalie dell'osteo, decorsi intramurali, decorsi non intramurali, il decorso e il narrowing prossimale del vaso, come in questo caso se hanno un aspetto slit-like o non un aspetto slit-like, se abbiamo il take-off rispetto all'aorta, quindi con un angolo acuto di sotto dei 45 gradi o superiore ai 45 gradi, oppure come dicevamo il narrowing prossimale o un narrowing distale. E attraverso metodi appunto di ricostruzione 3D è possibile anche studiare la posizione delle coronarie rispetto alle commissure o rispetto alla giunzione sinotubulare. Una, diciamo, informazione molto utile per qualora venga proposta e qualora si vada ad optare per l'opzione di correzione chirurgica dell'anomalia, una informazione da fornire sicuramente al cardiochirurgo. Recentemente è stato pubblicato, è uscito proprio questo mese, sul European Heart Journal Cardiovascular Imaging, questo studio, questo registro giapponese, nel quale appunto hanno analizzato le caratteristiche anatomiche coronarie. E che cosa è emerso? È emerso come dai loro dati, c'è da dire che si trattava però di una popolazione un po' più adulta, con una media di età sui 40 anni, quindi lo studio va sempre preso, diciamo, tra virgolette, con le pinze, è possibile tracciare un profilo clinico di una popolazione a rischio, cioè pazienti, quindi l'età, il sesso maschile, il praticare attività sportiva e l'assenza di sintomi prodromici, sicuramente va a costituire una popolazione a rischio in pazienti appunto con anomalie coronarie. Nonché appunto il take-off dell'angolo appunto della coronaria rispetto all'osteo coronarico. E in questo caso l'assenza di luminal narrowing, su questo se ne può discutere. Ora passiamo alla presentazione del primo caso clinico, che riguarda Thomas, un ragazzo di 14 anni, calciatore a livello agonistico, 1,75 m per 84 kg di peso. Lui afferisce al nostro reparto per episodi di dolore toracico tipico durante sforzo e l'ECG a riposo risulta essere ritmo sinusale in assenza di alterazioni patologiche del tracciato. Da noi esegue un primo esame, un ecocardiogramma transtoracico che dimostra una normale funzionalità sistolica biventricolare con camere cardiache di normali dimensioni e spessori e in assenza di valvulopatie di rilievo. Viene sottoposto poi a test ergometrico durante il quale all'acme dello sforzo si documenta una tachicardia ventricolare non sostenuta con una frequenza di circa 160 battiti al minuto, con morfologia blocco di branca sinistra e direzione assiale destra. Sulla scorta di questo dato viene poi eseguita una risonanza magnetica cardiaca per escludere la possibile presenza di cardiomiopatia. La risonanza cardiaca documenta appunto, come si può vedere nelle immagini, una cinetica conservata, camere cardiache di normali dimensioni. Non ci sono all'asse corto in altri tagli aree di LGE compatibili con possibile fibrosi o cicatrice. Però quello che si documenta è una origine anomala della coronaria destra dal seno sinistro con un possibile anche decorso intramurale e tra le due arterie. Pertanto viene sottoposto a coronaro TAC per delineare meglio quella che è l'origine e il decorso della coronaria.
Ok, allora qui abbiamo questo esame TAC, che ora non posso spiegare i motivi per cui diciamo, la qualità è un po' discutibile, però ovviamente quello che riusciamo a evidenziare da questo esame è dimostrare comunque e confermare la presenza di un'origine anomala della coronaria a destra dal seno coronarico di sinistra. Ma quello che ci lascia un po' perplessi è il fatto se questa coronaria abbia un decorso intramurale o interarterioso. Questo è un argomento, diciamo, molto dibattuto e diciamo molto molto spinoso in questo contesto, però quello che facciamo noi in di solito comunque che ho mutuato anche diciamo dall'esperienza di Gianluca, osservando una tua presentazione, mi è venuta l'idea appunto di attuare questa inversione, questo shift dei colori, in cui abbiamo semplicemente, non bisogna fare nessun tipo di acquisizione, ma semplicemente un post-processing in cui andiamo a visualizzare le immagini come se fossero delle black blob in risonanza magnetica. Beh, adottando diciamo questo sistema è possibile andare a studiare maggiormente nel dettaglio il decorso di un eventuale decorso intramurale della coronaria, come in questo caso, e così come è stato confermato appunto applicando questa metodica. Quali sono le notizie, ovviamente, quali sono le informazioni da acquisire? Come abbiamo visto, ovviamente la lunghezza del decorso e l'angolo di take-off rispetto al seno coronarico. Informazioni utili, ovviamente, da fornire eventualmente al cardiochirurgo. Ma tramite anche metodiche di MPR è possibile andare, come in questo caso, a effettuare una ricostruzione del vaso, andare a confermare l'intramuralità o meno, o comunque il decorso, ancora una volta, intramurale, interarterioso, non dimostrando un narrow prossimale della coronaria, come possiamo vedere in questo caso, e tramite appunto metodiche di volume rendering è possibile andare a studiare l'anatomia ovviamente completa, il rapporto che questa coronaria ha con le strutture circostanti ed eventualmente fornire dei dettagli anatomici più accurati sicuramente al cardiochirurgo. Poi, dopo aver eseguito quindi la CoroTAC, valutando anche quello che dicono le linee guida dell'American Heart Association, abbiamo ritenuto opportuno indirizzare il paziente verso un intervento cardiochirurgico che qui appunto ha un livello di evidenza molto elevato, in classe 1 appunto. Abbiamo quindi indirizzato il paziente verso un intervento di unroofing coronarico. Qui possiamo vedere le immagini intraoperatorie appunto in cui è stata eseguita la resezione del tetto della coronaria con la formazione del nuovo osteo. E successivamente possiamo qui osservare un ecocardiogramma transtoracico in cui appunto si vede l'ottimo appunto risultato post-operatorio. Successivamente abbiamo seguito il paziente e a un controllo a 6 mesi abbiamo ripetuto una TAC coronarica in cui appunto si andava a evidenziare un angolo di take-off superiore a 45 gradi con appunto una ricostituzione un po' di quella che è la fisiologia per quanto riguarda questo andamento e decorso di questa coronaria. E inoltre abbiamo ritenuto opportuno anche eseguire un esame di scintigrafia miocardica appunto che evidenziava una normale perfusione di tutti i segmenti del ventricolo sinistro sia in condizioni di riposo che durante stress. Ok, qui concludiamo il nostro primo caso clinico. Ora Marco, mi affido a te, vogliamo fare la discussione, vogliamo sentire qualche commento di qua oppure... No, io direi di farla alla fine, Francesco. Ok, va bene, perfetto. Okay, Massimo, tu volevi fare qualche commento di questo? Ok, perfetto. Allora, procediamo con il secondo caso clinico. Sì, arriviamo al secondo caso clinico, quindi Carlo, un paziente di 50 anni, ciclista a livello agonistico, giunge alla nostra osservazione per una visita per un'età sportiva, quindi un paziente sostanzialmente asintomatico, non riferisce nessun sintomo, giunge con una pressione di 110 su 75 con un ritmo tendenzialmente bradicardico, una frequenza di 60-63 battiti per minuto.
Questo è l'ECG basale, un ECG sostanzialmente normale, un ritmo sinusale senza evidenti alterazioni del recupero. Tuttavia, alla prova da sforzo, vediamo che durante il picco c'è un tracciato francamente patologico, in particolar modo notiamo un sottoslivellamento tra V4 e V6. All'ecocardiogramma, come vediamo in queste immagini, il quadro che ci appare tuttavia è di assoluta normalità, abbiamo delle dimensioni endocavitarie e degli spessori normali, non valvulopatie di rilievo, una cinetica nella norma, quindi un ecocardiogramma normale. Ciò che appare tuttavia, sproiettando leggermente dall'apicale per aprire una 5 camere, è una struttura tubulare che, diciamo, un occhio meno esperto potrebbe sembrare un artefatto. Tuttavia sappiamo che questo è un segno abbastanza specifico di un'anomalia coronarica, il cosiddetto RAC sign, come è stato definito, quindi un segno specifico di un decorso retroaortico di una coronaria. Quindi assolutamente non un artefatto. Questo ci ha insospettiti e ovviamente ci ha portato ad andare avanti nell'iter diagnostico ed eventualmente quindi confermare la presenza di un'anomalia coronarica. Allora, in questo caso abbiamo nuovamente eseguito un esame di tipo TAC e come possiamo vedere in questo caso abbiamo confermato diciamo il sospetto diagnostico dato da questo segno ecocardiografico specifico di origine anomala del CX dal seno coronarico di destro con un decorso retroaortico. Come possiamo vedere qui in questa immagine abbiamo l'origine appunto del CX e un decorso tra il tratto di efflusso del ventricolo sinistro e l'atrio di sinistra. E di qui possiamo seguirne il decorso. Sicuramente si tratta di un CX perché, come vediamo, fa questo tragitto per portarsi nel solco atrioventricolare di sinistra. Come abbiamo visto, questo configura appunto in questa, diciamo, questa configura un ramo appunto circonflesso. Tramite appunto sempre metodiche di MPR è possibile ancora una volta andarci a studiare l'ostio coronarico, come in questo caso andare a visualizzare l'origine del decorso del ramo per il cono, l'ostio coronarico del CX, il suo decorso prossimale, e l'ostio coronarico destro. Ancora una volta ci troviamo di fronte a un take-off angolare acuto al di sotto dei 45 gradi e ovviamente andando a ricostruirci diciamo queste proiezioni è possibile andare ad osservare come in questo caso gli osti, i due osti coronarici non presentano un aspetto slit-like ma neanche un restringimento prossimale, così come è possibile andare a seguire il CX per tutto il suo decorso retroaortico sia nella porzione prossimale che nella porzione distale e andando a dimostrare l'assenza di narrowing durante l'acquisizione. Attraverso ovviamente il volume rendering è possibile andarsi ancora una volta a studiare i rapporti che questa anomalia o comunque questo l'ostio ha con la commissura e con la giunzione sinotubulare e il suo decorso, ancora una volta, e i rapporti che questo ha con le strutture circostanti, ancora una volta con il tratto deflusso, come dicevamo prima, del ventricolo sinistro e l'atrio di sinistra. Sì, quindi cosa fare una volta che c'è stato il riscontro di un'anomalia del genere. Anche qui ci vengono in aiuto le linee guida americane del 2018 che ci dicono che nel momento in cui noi abbiamo una coronaria di sinistra che origina dal seno di destra, nel momento in cui abbiamo sintomi ischemici, ma qui come abbiamo detto non li avevamo, o altrimenti la presenza di ischemia inducibile, abbiamo una indicazione in classe 1 all'intervento chirurgico. Qui di nuovo sappiamo che le linee guida su cui possiamo fare affidamento sono quelle americane perché quelle europee non affrontano sostanzialmente il problema
E in questo caso quindi cosa abbiamo fatto? Abbiamo eseguito una scintigrafia da sforzo che ci mostrava la presenza di un difetto reversibile basale, laterale, per cui abbiamo iniziato innanzitutto una terapia medica ottimizzata con bisoprololo 1,25, poi titolato a 2,5 mg, non di più perché, come abbiamo detto, il paziente era già tendenzialmente bradicardico, e in più chiaramente abbiamo indicato un'astensione totale dall'attività fisica del paziente. Dopo 6 mesi di terapia medica ottimizzata, come vediamo, alla scintigrafia non abbiamo più evidenza di un difetto ischemico reversibile. E qui diciamo si conclude anche il nostro secondo caso. E, diciamo, in questa slide ho voluto riassumere in maniera conclusiva quali sono un po' of knowledge per quanto riguarda le patologie coronariche. Abbiamo visto 2 casi un po' diversi, con 2 approcci anche terapeutici diversi, anche se nel secondo caso, diciamo, non abbiamo seguito alla lettera quelle che potevano essere le indicazioni americane. Per quale motivo? Innanzitutto perché non ci sono attualmente dati disponibili circa diciamo, l'effettiva storia naturale di questi pazienti, cioè l'esito chirurgico o il medical management di questi pazienti a lungo termine, cioè la storia di questi pazienti con un trattamento o con l'altro trattamento, noi ad oggi non la conosciamo, e questo è effettivamente un argomento molto 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 dibattuto in questo contesto. In secondo luogo, non il secondo gap in evidence che abbiamo rimarcato più volte anche nell'introduzione è quello nel quale noi effettivamente non conosciamo qual è la storia di questi pazienti, qual è la reale prevalenza della morte cardiaca improvvisa in questa popolazione. Sappiamo sicuramente, come abbiamo visto, che atleti maschi e di giovane età hanno un profilo di rischio più alto, però non sappiamo, come in questo caso avevamo un paziente di 50 anni. E in secondo caso non sappiamo ancora, l'altro, diciamo, grosso gap in evidence è quello quale, cioè cosa deve guidarci verso il management di questi pazienti, verso la stratificazione del rischio, cioè le featuring anatomiche o prevalgono di più i test funzionali in questi contesti. Anche in questo caso a questa domanda non è facile e non è possibile con i dati attualmente disponibile in letteratura dare una risposta precisa. E quindi la domanda in questo caso è che, per ritornare a quella slide che facevo vedere all'inizio, in cui è raccomandato o è raccomandabile fare uno screening negli atleti per quanto riguarda la presenza di anomalie coronariche, a questa domanda noi abbiamo cercato in qualche modo di dare risposta attraverso il progetto interregionale finanziato dalla Regione Marche e dalla Regione Abruzzo di screening ecocardiografico negli atleti, e i dati, diciamo, preliminari di questo studio li abbiamo presentati ad Euroeco di quest'anno. In questa occasione ovviamente ringrazio il nostro primario, il dottor Marco Pozzi, che si è fatto promotore e ovviamente sostenitore di questo progetto, soprattutto a livello regionale. Perché? Perché sicuramente sosteniamo che le metodiche di imaging sicuramente di terzo livello sono molto importanti, però uno dei gap che ancora è presente nello stato attuale nel management di questi pazienti è che molto spesso queste anomalie ovviamente possono essere degli incidentaloni oppure avvenire ed essere scoperte in corso di altri esami o in un contesto sintomatologico, come abbiamo visto, seppur specifico, ma in un contesto sintomatologico clinico. E invece per quanto riguarda tutti i pazienti, diciamo, asintomatici, questo, diciamo, è un problema, soprattutto per il risvolto mediatico che questa patologia può avere, così come ho fatto vedere all'inizio, sia anche per il risvolto medico-legale che queste patologie possono avere. Inoltre è in corso un progetto patrocinato dalla SIC e diciamo sottomesso al working group di risonanza magnetica, ma ovviamente spero venga accolto anche dal working group di
TAC, per andare un po' a vedere quali sono le associazioni anatomiche, anche per esempio in tipologie di pazienti, sia negli sportivi che nella popolazione generale, in tutti quei pazienti magari indirizzati per sincope, per dolore toracico o per aritmia, a questi esami ovviamente di terzo livello. E non so, Massimo, dovevi fare qualcosa. Ok, allora qui ovviamente sono brevemente esposto quello che è stato il nostro protocollo, quello che noi abbiamo applicato e per il quale facciamo degli aggiornamenti, dei corsi dei teaching verso i medici di medicina dello sport, anche i cardiologi per chi fosse interessato, nel quale noi fondamentalmente raccomandiamo l'acquisizione di 4 finestre ecocardiografiche specifiche, le quali ci permettono di fare non diagnosi, ma di sospettare quantomeno la presenza di anomalie. E qui, come in questo caso, lì dove andiamo a visualizzare, per esempio, un ostio o di un'origine singola di una coronaria, un decorso interarterioso, un decorso ovviamente, per esempio, da destra, la parasternale asse lungo, finestra ecocardiografica nella quale certe volte non andiamo a notare questi segni, ma sono segni di malrotazione della radice aortica, come dicevamo per esempio all'inizio, tutti quei casi in cui l'interazione tra la base cardiaca e la posizione della radice aortica porta ad una rotazione, è possibile visualizzarlo, o lì dove sia presente un'anomalia di origine della coronaria a destra dal seno coronarico di sinistra e viceversa, come vedevamo prima anche il RAC sign, che è indice appunto di decorso retroaortico, nella maggior parte dei casi si associa ad un'anomalia di origine della coronaria destra, del CX, scusate, dal seno coronarico di destra. E in tutti questi pazienti in cui il sospetto è alto, noi andiamo ad eseguire un esame TC di conferma. Grazie mille per l'attenzione. Grazie mille, Francesco. Un'ottima presentazione dei bellissimi casi clinici. Possiamo aprire la discussione. Io trovo sicuramente molto affascinante la possibilità di fare uno screening dei pazienti, degli atleti con ecocardiografia. Bellissime le immagini che ci hai mostrato. E volevo capire un pochino dai tuoi dati preliminari quale fosse la sensibilità dell'eco transtoracico e poi una curiosità se può avere un ruolo anche l'eco transesofageo nella valutazione di questi pazienti. Allora sì, sicuramente c'è spazio per l'eco transesofageo. Ovviamente, allora, per rispondere, vado con ordine, rispondo prima alla prima domanda, i nostri dati di sensibilità si accostavano attorno al 85%. Ok, ovviamente con una specificità del 100%, però il problema di questo studio è che noi ovviamente non abbiamo eseguito nel caso specifico la TAC di tutti i pazienti screenati, perché questo sarebbe impossibile da fare, ma sicuramente dal confronto che abbiamo fatto tra la valutazione in doppio cieco rispetto alla singola valutazione, cioè classica, quella che noi che facciamo tutti quanti, una valutazione dall'asse corto, dalla parasternale asse corto, rispetto ad andare ad acquisire e visualizzare le altre tre finestre ecocardiografiche, sicuramente siamo passati da una sensibilità del 60-65% ad una sensibilità dell'85%, e questo mi sembra un dato sicuramente significativo nel quale possiamo andare a diagnosticare, diciamo, anomalie coronariche che, come abbiamo visto nella maggior parte dei casi, come una destra da sinistra, possono decorrere asintomatiche, soprattutto negli atleti, ovviamente hanno una ripercussione anche medico-legale se uno di questi atleti può aver ricevuto o ha ricevuto l'idoneità alla pratica sportiva e poi fa una morte improvvisa sul campo da gioco. Il ruolo del transesofageo lo stiamo ancora sviluppando, sicuramente ha il suo vantaggio è quello di andare ad avere una sensibilità maggiore per quello che il discorso che facevo sul decorso intramurale, cioè lì dove noi abbiamo l'intramuralità
Abbiamo sempre dei dubbi, anche perché in questo caso l'indicazione forte sarebbe al trattamento chirurgico. Quindi indirizzare un paziente verso un trattamento chirurgico sulla base del solo esame ecocardiografico transesofageo, seppur diciamo nel contesto di un bambino piccolo oppure di un giovane adulto, acustica è buona, lì ci sentiamo un po', diciamo, non siamo estremamente confidenti in questo e ovviamente possiamo raccomandare un esame di tipo transesofageo e questo ci ha aiutato molto. Non abbiamo nella realtà dei casi molti dati a riguardo perché ovviamente se il paziente è troppo piccolo noi non eseguiamo un transesofageo in quel contesto, ma lo eseguiamo, ovviamente l'esame va fatto in sedazione e quindi a questo punto è preferibile eseguire una TAC, come abbiamo visto, anche per avere una interezza di quello che può essere la diagnostica ecocardiografica. Passo la parola al dottor Colaneri che voleva aggiungere qualcosa. Io volevo portare un pochettino la nostra esperienza relativa soprattutto alle problematiche diciamo nella popolazione pediatrica. Noi abbiamo trovato il grande utilità del trasfoggeo diciamo preoperatorio, quasi sempre lo facciamo in sala operatoria e ovviamente non per la diagnosi ma proprio per la definizione dei dettagli anatomici che sono essenziali per il chirurgo. Veramente la capacità del transesofageo è veramente sorprendente. I dettagli anatomici sono notevoli e soprattutto è un esame che permette una valutazione anche del risultato nel contesto stesso dell'intervento. Quindi io penso che utilizzare il transesofageo nella valutazione, nel nostro caso particolare, della popolazione pediatrica sia un passaggio essenziale. E quello che noi abbiamo fatto per quanto riguarda la popolazione adulta, in cui c'era già la diagnosi, c'era un'indicazione chirurgica, è quella di eseguire, mentre prima facevamo il transesofageo negli adulti, nei giovani adulti, in sala operatoria, adesso preferiamo farlo preoperatoriamente, perché permette una pianificazione, una riflessione sugli approcci chirurgici che è molto più accurata. Grazie. Se posso, sì. Una domanda sempre per Francesco. Avete, come dire, sottolineato, comunque per chiunque del panel vuole rispondere, avete sottolineato ovviamente l'importanza dell'ecocardiografia, avete fornito dei dati di sensibilità della metodica. In termini pragmatici, quanto oggi dobbiamo considerare mandatorio durante l'esecuzione di un esame ecocardiografico standard il rule out di anomalie congenite delle coronarie? E se è chiedibile, diciamo, a un ecocardiografista standard questo tipo di quesito o se invece è necessario una learning curve particolarmente focalizzata sul problema per poter essere attendibili? E questa è la prima domanda. Seconda domanda, se l'ecocardiografia pone il sospetto di un'anomalia coronarica, qual è un attimino il workflow per cui si decide di indirizzare il paziente a TAC piuttosto che a risonanza o il contrario? Allora, ti ringrazio molto per la domanda perché ci permette appunto di sviluppare questi punti che effettivamente sono cruciali. Questa è un po' anche, diciamo, nel contesto, come dicevo prima, in cui ci troviamo. Allora, se ci troviamo di fronte a un paziente anziano, in cui una finestra acustica ovviamente non è ottimale, anche la visualizzazione delle arterie coronariche, oppure un paziente in cui fenomeni di impedenza acustica transtoracica non lo permettano, diventa difficile questo tipo di valutazione. Nei pazienti però giovani, sportivi e di sesso maschile, sicuramente è mandatorio andare a osservare le coronarie. Su questo noi lo facciamo quotidianamente e andando ad osservare i nostri dati, proprio presentato, cioè si vede proprio la curva, come si abbia un incremento significativo rispetto agli anni in cui è stata applicata la metodica, noi abbiamo avuto un incremento statisticamente significativo nel numero delle diagnosi fatte, lì dove abbiamo applicato questo approccio in maniera sistematica nei nostri ambulatori e tutti i nostri colleghi hanno applicato questo approccio. Il dottor Colaneri, diciamo, si è fatto fautore e ha ideato questo tipo di approccio, quindi ha sintetizzato all'interno di queste quattro finestre acustiche
quello che può essere, possono essere le informazioni chiave e sulle quali noi andare a ovviamente focalizzarci in questo contesto. E quindi per quanto riguarda invece, diciamo, per rispondere alla seconda domanda, la learning curve effettivamente è molto molto bassa. La nostra metodologia si è basata sull'acquisizione di una metodica che fosse non Doppler, esclusivamente anatomica. Quello che abbiamo visto, che ho avuto, diciamo, nel quale ho avuto l'esperienza innanzitutto personale di imparare questo tipo di approccio da lui e poi successivamente di insegnarlo a tutti, diciamo, i medici di medicina dello sport, i cardiologi presso i quali noi abbiamo fatto questo tipo di corsi, ho visto che nell'ambito di una o due settimane già si ha una abbastanza confidenza nell'applicazione di questo protocollo. E c'è da fare sottolineare un altro dato, che essendo una metodica in cui, diciamo, una metodica di acquisizione di quattro finestre standard ecocardiografiche, fondamentalmente abbiamo una parasternale asse lungo, una parasternale asse corto e c'è da fare un po' di tilting per quanto riguarda il rack sound tra la 4 e la 5 camere, mentre la 4 camere ovviamente la 5 camere viene acquisita normalmente. Acquisire queste immagini lì dove un medico di medicina dello sport oppure, diciamo, un cardiologo del territorio abbia un dubbio circa la bontà di queste immagini, ossia l'interpretazione di queste immagini, essendo standardizzate queste immagini, possono essere inviate per via telematica o attraverso mezzi di telemedicina ed essere visualizzate da operatori più esperti senza dover rieseguire l'esame e senza dover inviare il paziente presso un centro di più alto livello rispetto al nel quale è stato seguito l'esame. Quindi, per rispondere, diciamo, per concludere, sicuramente è mandatorio eseguire e andare a operare uno screening di queste coronarie nel contesto di un paziente assolutamente giovane, che sia appunto di sesso maschile e che abbia e che pratichi attività. È una learning curve non così impegnativa per quanto riguarda la metodica. Tacco RM in caso di sospetto, quindi alla fine? Allora, in caso di sospetto, io per una mia, diciamo, predilezione personale, ritengo che l'attacco allo stato attuale delle cose sia l'esame più indicato in questi pazienti rispetto alla risonanza, perché in centri, per esempio, ad alto volume, dove vai ad applicare dei protocolli standard, cioè per esempio il sospetto clinico, essendo un esame di terzo livello, il sospetto clinico viene dato dal medico che te lo invia. Quindi nel sospetto di RVC tu applichi il protocollo RVC, nel sospetto di CAD applichi il protocollo CAD, e quindi molto spesso non tutti eseguono uno stack delle immagini sulla valvola aortica. Quindi qualche volta può essere che queste informazioni vengano perse se inserite all'interno appunto di protocolli standardizzati. E chiunque faccia risonanza magnetica sa che è un esame lungo, per quanto si cerchi di ridurre il più possibile i tempi di acquisizione, e molto spesso andare ad applicare tutte le sequenze o effettivamente andare a fare le cine anche sulla aorta può essere impegnativo, mentre rispetto a tutto ciò l'esame TAC, come abbiamo visto, ha sicuramente il pregio di essere un esame molto rapido e altamente informativo a circa l'anatomia coronaria. Io avevo invece passando adesso alla parte della valutazione funzionale, qual è il test migliore per la valutazione funzionale di un paziente con un'anomalia coronarica, e se possiamo fermarci nell'asintomatico con un test dello sforzo negativo o dobbiamo passare comunque a un test di imaging di secondo livello? Allora, io questa domanda sinceramente non so risponderti.
Perché e mi piacerebbe tanto saperti rispondere a questa domanda, però è il nostro, diciamo, il nostro cruccio quotidiano, nel senso, come abbiamo detto, il più grosso gap in evidence è se a guidarci nel management e nella stratificazione del rischio di questi pazienti sia l'approccio funzionale o sia l'approccio anatomico. Certo, in contesti in cui un'anatomia sfavorevole o un'anatomia sia considerata ad alto rischio, quindi nel contesto di un'anomalia di origine coronarica che riguardi l'IVA, a quel punto, a mio avviso, basta solo e soltanto il test di imaging, cioè basta diagnosticarla. Ovviamente parlo di anomalie di origine coronarica dal seno inappropriato, nel contesto delle ALCAPA e delle ARCAPA non c'è bisogno neanche di fare, cioè quelle hanno un'indicazione ovviamente chirurgica mandatoria. Nel contesto dello stress imaging, i nostri dati sono abbiamo più dati per quanto riguarda la scintigrafia, ma perché fa parte un po' dell'expertise di centro, cioè lì dove c'è più disponibilità. Scusami, Francesco, scintigrafia con esercizio fisico o con stress farmacologico? Con esercizio fisico, anche soprattutto nel contesto di giovani, appunto adulti, e nel contesto di bambini, l'esercizio fisico è quello raccomandato, l'ecostress o comunque diciamo lo stress farmacologico in questi contesti non è tanto applicabile. Il paziente più adulto sicuramente, ma il paziente più piccolo no, e quindi stress fisico. E quindi, scusami, forse non ho risposto alla seconda domanda. No, era fondamentalmente questo, è appunto la mia curiosità principale era appunto se era meglio fare un test con uno stress fisico oppure di tipo farmacologico e se avesse senso fra i farmacologici fare piuttosto, non so, la dobutamina più che l'adenosina o il dipiridamolo. Stiamo acquisendo dei dati sulla dobutamina, però diciamo non siamo ancora agli inizi, e ripeto, perché la casistica a questo punto e l'esperienza in questo contesto è quinquennale dal 2014 che ci occupiamo di anomalie coronariche e sono molti di più i dati acquisiti. Mi permetto anche di aggiungere che diciamo che il contesto clinico delle anomalie congenite ha molte similitudini con le problematiche che oggi abbiamo per esempio nei bridge intramiocardici, che da un certo punto di vista richiamano anche alcuni meccanismi comuni in termini di comparsa di ischemia o di impatto funzionale, un po' come nelle anomalie congenite, così anche nei bridge. È un hot topic decidere qual è il metodo più appropriato per stabilirne quello che è il significato funzionale. Mancano pochi minuti e avevo invece un'altra curiosità, se posso, Marco. C'è anche, hai fatto vedere molto bene, un po' la tendenza a, diciamo, tassonomica, a classificare le anomalie congenite come anomalie benigne o anomalie maligne, un po' in base al tipo di decorso che queste anomalie fanno. Noi recentemente abbiamo per esempio pubblicato un caso, ma è molto simile al secondo caso che hai fatto vedere tu, dell'arteria circonflessa con decorso retroaortico che da tradizione viene considerata come anomalia di tipo benigno. Nel caso che noi abbiamo pubblicato, ad esempio, abbiamo visto che quell'arteria circonflessa alla risonanza aveva determinato un infarto subendocardico infero postero laterale nella porzione medio-basale del ventricolo di sinistra. L'interpretazione fisiopatologica che noi abbiamo dato è che è vero che quella retroaortica è benigna, ma se ha un decorso sottosinusale, quindi al di sotto dei segni di Valsalva, comunque è suscettibile di un meccanismo compressivo al pari delle anomalie maligne, e quindi di conseguenza quello era probabilmente il meccanismo fisiopatologico che aveva dato l'infarto documentato alla risonanza cardiaca. Quindi come messaggio generale, le classificazioni per forza di cose devono semplificare, come dire, i modelli descrittivi, ma poi le anomalie congenite sono un puzzle informativo in cui tutti gli elementi contribuiscono a definirne la benignità o la malignità un po' anche al di fuori delle classificazioni un po' tradizionali. Non so se sei d'accordo, Francesco. Certo, sono assolutamente d'accordo con quanto hai detto fino adesso. Non posso che esserlo, assolutamente. Ok. Penso che il tempo sia... Non ce la facciamo per altre domande. Grazie mille a Francesco e a tutto il panel. Grazie al dottor Pontone per essere stasera qui. Grazie a tutti coloro che ci hanno ascoltato da casa. Ci vediamo al prossimo webinar.
Buona serata. Buona serata a tutti, grazie. Grazie ancora.